Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come la Gerini ha rubato qualcosa alla sua collega di cinema. Le foto ormai hanno rivelato tutto. Non può più nascondersi. Spesso la solidarietà femminile viene superata dall'interesse. È ciò che è accaduto tra le due attrici Claudia Gerini e Nathalie Caldonazzo. Le due sono donne in carriera. Volti affermati nel panorama cinematografico italiano, ma il loro debutto nel mondo dello spettacolo è stato alquanto singolare. Classe 71. Claudia è entrata nel mondo televisivo quando era poco più che una bambina. A soli 13 anni ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager, nella cui giuria era presente il celebre Gianni Boncompagni. Pochi anni dopo, quando lei era ancora minorenne, i due hanno avuto una relazione sentimentale che ha fatto scandalo all'epoca. Lui aveva 40 anni in più della ragazza. Possiamo affermare che sia stata questa relazione molto criticata a permetterle di avere visibilità, anche se la Gerini ha sempre cercato di rimboccarsi le maniche e fare tutto in autonomia. Per Nathalie invece la situazione è stata ben diversa. La Caldonazzo era una modella 24enne all'inizio della sua carriera, bella e seducente, quando ha conosciuto il 39enne Massimo Troisi. Il loro primo incontro è avvenuto in un ristorante. Lui non le ha mai tolto gli occhi di dosso per tutta la serata. I due hanno avuto una travolgente storia d'amore durata solamente 2 anni. Perché Troisi è spirato nel 1994 a causa di complicazioni cardiache. Le attuali situazioni sentimentali. Dopo la relazione con l'attore comico napoletano, Nathalie ha sposato un imprenditore da cui ha avuto a sua unica figlia, Mia. Claudia invece, nel 2002, ha sposato Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui ha avuto la sua prima figlia, Rosa, nata nel 2004 poco prima della separazione. Lo stesso anno ha conosciuto il frontman dei Tiro Mancino, Federico Zampaglione, grazie al quale è diventata mamma per la seconda volta nel 2009, dando alla luce Linda nel 2009. 4 anni fa si è diffusa la notizia della loro rottura definitiva, tanto che in una vecchia intervista Claudia aveva dichiarato: sto vivendo una fase di grande libertà. Avevo bisogno, dopo tante convivenze, di avere una one-to-one con me stessa. Invece a settembre di quest'anno ha cambiato versione, rivelando una notizia inedita. Sono innamorata. Sto vivendo una bellissima relazione, anche se stiamo insieme da pochi mesi, circa 3. Chi è il fortunato? Non crederete ai vostri occhi. Il settimanale Diva e Donna ha pubblicato delle foto inedite di Claudia che bacia passionalmente in auto il suo nuovo compagno. Al suo fianco c'è l'imprenditore Riccardo Sangiuliano, ex marito di Nathalie Caldonazzo. Sembra che i due ora stiano vivendo una relazione travolgente e quasi adolescenziale. Tanto da permettere ai paparazzi di fotografarli mentre, complici, si scambiano effusioni sui sedili anteriori dell'autovettura. L'ex marito della Caldonazzo è un manager ed imprenditore. Non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo, eppure in qualche modo le sue relazioni sentimentali hanno avuto a che fare con personaggi famosi. Dopo aver chiuso la relazione con Nathalie, è finito su tutte le copertine dei giornali di cronaca rosa per il bacio pieno di passione con Emma Winter. Oggi però sembra che abbia lasciato tutto alle spalle, e adesso l'unica persona importante nella sua vita è Claudia Gerini.